Il 22 giugno 1941 scatta l'operazione Barbarossa, nome in codice dell'attacco della Germania nazista e dei suoi alleati all'Unione Sovietica. Il fronte orientale sarà il più cruento in Europa ed anche il più vasto, si estenderà dal Mar Baltico fino al Mar Nero. L'operazione Barbarossa porrà fine all'accordo improbabile e anche temporaneo fra Stalin e Hitler attraverso il patto Molotov-Ribbentrop stipulato il 23 agosto del 1939. Grazie a questo patto, Hitler si assicurava il non intervento dell'Unione Sovietica nel momento in cui la Germania avesse attaccato la Polonia, cosa che accadde il 1 settembre del 39, dando il via alla Seconda Guerra Mondiale. Inoltre, grazie a una serie di accordi che seguirono il patto, Hitler acquisiva materie prime, sostanze che sarebbero servite per aggredire la sua alleata o ex alleata. Stalin era del tutto impreparato di fronte a questo attacco e non accolse nessun suggerimento che gli veniva a proposito dell'imminente aggressione tedesca e ignorò anche una lettera che gli fece pervenire Churchill ad aprile del 41, facendogli sapere appunto che la Germania stava mobilitando truppe sul confine. Stalin in realtà aveva preparato un piano di attacco contro la Germania, ma che sarebbe partito solo l'anno successivo. Hitler era fermamente convinto di attaccare l'Unione Sovietica in un momento in cui riteneva che l'URSS fosse debole. E l'URSS, come vedremo, era debole perché aveva dato una pessima dimostrazione militare nella guerra di Finlandia, la guerra d'inverno del 1940 contro la Finlandia, appunto, e perché l'Armata Rossa aveva subito le epurazioni alla fine degli anni 30. E effettivamente l'attacco di 3 milioni di soldati tedeschi più 690.000 uomini degli eserciti alleati, tra cui italiani, austriaci, ungheresi, romeni, finlandesi, slovacchi, questo attacco trovò completamente impreparata l'Armata Rossa che dovette subito indietreggiare. La Germania in questa sfida epocale, epica, avrà schierato sul fronte 145 divisioni, di cui 19 corazzate temibilissime e 15 motorizzate. L'Italia parteciperà a questa guerra inizialmente con un piccolo contingente di 62.000 uomini e l'anno successivo impiegherà un'intera armata di 229.000 uomini. Con l'operazione Tifone ci sarà un cambio di passo perché le truppe tedesche verranno fermate a pochi chilometri dal centro di Mosca, a 40 chilometri dal confine. Questo dimostra, come vedremo nel documentario, che le forze sovietiche erano capaci di reagire. Nel 1941 l'impero di Hitler copre l'Europa, estendendosi dall'angolo occidentale del continente fino all'est. Berlino è euforica, mentre l'esercito tedesco inanella una vittoria dopo l'altra. Le forze armate tedesche della Seconda Guerra Mondiale sono state una delle più impressionanti macchine da guerra della storia. Quale forza può opporsi alla Wehrmacht? Che cosa può fermare la guerra lampo di Hitler? Forse soltanto le ossessioni del Führer. A giugno del 1941, Hitler viola il patto di non aggressione tra Germania e Unione Sovietica, lanciando un'invasione a sorpresa su un fronte lungo 1600 chilometri, tentando di assoggettare i territori di Stalin. Alcuni dei suoi consiglieri, prima dell'invasione dell'Unione Sovietica, gli dissero: "Mein Führer, non possiamo farlo, non abbiamo le risorse sufficienti." Hitler li ascoltò, li ringraziò, ma ordinò l'invasione. Guidato dall'illusione che la superiorità razziale e la forza di volontà siano sufficienti, Hitler aggredisce una nazione enorme, sfidando il suo clima e il suo coraggio. Il conflitto tra Hitler e Stalin fu tale che nella storia non è possibile trovare analogie con altri conflitti. I soldati di Hitler arrancano in mezzo alle tempeste di neve di Mosca, tra le macerie di Stalingrado e nelle tempeste di polvere di Kursk. Tutto gelava, le armi gelavano, gli indumenti gelavano, gli uomini gelavano. Era una situazione estrema e molti soldati non erano preparati, non riuscivano a combattere. Le loro armi non funzionavano.
I sovietici li attaccavano con banghe affilate. Spuntavano dalle fognature, dagli scantinati. Fu una battaglia selvaggia che terrorizzò i soldati tedeschi. È un errore considerare la Seconda Guerra Mondiale come una guerra convenzionale, nella quale avevano un ruolo importante considerazioni militari razionali. Si mossero in un clima politico caotico e, approfittando di quel caos, seppero costruire qualcosa. Inizialmente sembrarono avere successo e diedero forma a uno stato monolitico, ma le loro ambizioni non si fermarono lì. Questa massiccia invasione mette a dura prova la macchina da guerra di Hitler, portando le risorse, la manodopera e la sua stessa visione distorta ai limiti estremi. Hitler e l'ossessione della Russia. I britannici tendono a pensare, da sempre, che il nemico per eccellenza della Germania nazista sia stato la Gran Bretagna. In realtà negli anni 30 e già negli anni 20 le mire di Hitler erano rivolte a est. Fin dall'inizio era in Russia e in Ucraina che Hitler intendeva creare un grande impero tedesco. Hitler e molti degli ideologi nazisti insistevano molto sul concetto di Lebensraum, traducibile come spazio vitale per una popolazione tedesca in espansione. Questa idea di una futura occupazione e colonizzazione prevedeva di far morire letteralmente di fame circa 30 milioni di cittadini sovietici. Lo chiamavano Hungerplan, il piano fame. Volevano conquistare le zone agricole e mantenervi una quantità sufficiente di contadini ucraini e russi da far lavorare come servi della gleba, come schiavi del Reich tedesco. Hitler vedeva nell'Unione Sovietica una grande massa di contadini subumani, guidati da una piccola cricca di bolscevichi ebrei. Un'idea piuttosto bizzarra, se si pensa che lo stesso Stalin era un antisemita e non era affatto sostenuto da alcun ebreo. Come sarebbe stato possibile? Anzi, Stalin ordinò diverse campagne antisemite, ma questa era la visione che ne avevano i nazisti, la visione di Hitler. Perciò pensava che se avesse invaso l'Unione Sovietica, se avesse sconfitto il suo esercito, se avesse decapitato il suo governo, l'intero paese sarebbe crollato, dato che a suo avviso le vaste masse di russi, bielorussi, eccetera, non sarebbero mai state in grado di governare uno Stato. Era un'idea del tutto sbagliata, ma nella quale Hitler credeva, e possiamo dire che più volte, in varie fasi della guerra, Hitler si mostrò troppo sicuro di sé nello sfidare l'Unione Sovietica. Ma nell'agosto del 1939 il mondo apprende con sconcerto che la Germania nazista e l'Unione Sovietica hanno firmato il cosiddetto patto Molotov-Ribbentrop di non aggressione. Da Mosca, nel 22° anniversario della rivoluzione russa, il ministro degli esteri di Stalin, Vyacheslav Molotov, ha affermato che la Russia, ancora una volta, torna a essere un importante attore sullo scacchiere della politica europea. Ha denunciato Francia e Inghilterra, definendo le nazioni capitaliste istigatrici di guerra, e ha bollato gli Stati Uniti come profittatori di guerra tutt'altro che neutrali. Per sei lunghi anni ogni lavoratore sovietico si è sentito dire che la Germania di Hitler era il nemico più mortale e il più pericoloso, ma oggi la Germania nazista e l'Unione Sovietica comunista hanno stretto un patto di non aggressione e un accordo commerciale prevede la fornitura alla Germania di materie prime per milioni di dollari. I rapporti tra la Germania nazista e l'Unione Sovietica, fin dall'ascesa di Hitler al potere, sono stati decisamente sorprendenti. E sullo sfondo, infatti, i due paesi hanno continuato a intrattenere relazioni commerciali piuttosto intense. Solzhenitsyn scrisse che Hitler era probabilmente l'unico uomo di cui Stalin si fosse mai fidato. Probabilmente un'esagerazione, ma certamente si fidava di lui più di quanto si fidasse di chiunque altro. A un certo punto Hitler decise di liberarsi dell'opposizione con la notte dei lunghi coltelli, quando fece assassinare le camicie brune. In quell'occasione pare che Stalin commentò così: «Che uomo scaltro, è così che ci si libera dell'opposizione». E le sue purghe, costate la vita a centinaia di migliaia di oppositori, ebbero inizio poco dopo. Potrebbe non essersi trattato di una coincidenza.
Sotto le dittature di Hitler e Stalin, la Germania nazista e l'Unione Sovietica invadono simultaneamente la Polonia nel settembre del 1939, dando inizio alla Seconda Guerra Mondiale. Il paese viene diviso proprio come previsto dai due invasori, nel quadro del patto Molotov-Ribbentrop. Nel 1940 Hitler raggiunge Parigi e gli alleati sono costretti a evacuare a Dunkirk. La Gran Bretagna è ormai sotto attacco diretto e la macchina da guerra tedesca sembra invincibile. Con lo sguardo ormai rivolto a est, Hitler ha l'opportunità di soddisfare la sua più grande ossessione quando lancia l'operazione Barbarossa. Sotto l'aspetto pratico, le forze armate tedesche, che in questo caso significavano l'esercito e l'aviazione, non la consideravano un'operazione problematica. Era una campagna che sapevano per certo di poter condurre. Era una campagna che consideravano decisamente alla loro portata. Non rappresentava per loro il dilemma con il quale avevano dovuto confrontarsi l'estate precedente, quando se l'erano vista con il Regno Unito. Le alte sfere militari sapevano che anche se la Luftwaffe avesse vinto la battaglia d'Inghilterra, oltrepassare il canale della Manica non sarebbe stato possibile, e questa consapevolezza era stata estremamente frustrante per loro. Ma contro i sovietici sarebbe bastato varcare un confine. Ed era ciò che sapevano fare. Disponevano di un nuovo strumento per la guerra di terra ad alta intensità, la divisione Panzer, che era capace di imprese senza precedenti nel campo di battaglia. Gli agenti tedeschi lavorarono nell'ombra in territorio sovietico per alcune settimane prima dell'invasione. Questo fatto fu scoperto dall'intelligence russa e riferito a Stalin. Ma è incredibile a dirsi, Stalin non solo non ci credette, ma si rifiutò categoricamente di prendere precauzioni a difesa delle aree di confine. Hitler riuscì a ingannare Stalin in un modo molto sorprendente. Infatti, malgrado Stalin fosse un uomo di rara scaltrezza, cadde nella trappola, credendo che il patto con i nazisti sarebbe stato rispettato. Quando Hitler iniziò ad ammassare aerei in prossimità della frontiera, Stalin pensò che fosse una tattica di negoziazione per indurre l'Unione Sovietica ad accettare un patto a condizioni meno vantaggiose. I sovietici non sapevano che la Germania stava ammassando truppe. Dal Baltico al Mar Nero si andavano operando grandi concentrazioni di forze, in molti casi nascoste dove era possibile, ad esempio nelle foreste, e Stalin credette alla versione dei tedeschi, secondo la quale le truppe venivano spostate a est per sfuggire ai bombardamenti britannici. Così, quando durante il giorno le prime unità tedesche superarono il confine e fecero segno alle guardie di frontiera di avvicinarsi per parlare, le guardie di frontiera si avvicinarono ignare e i tedeschi le sterminarono, dando inizio all'avanzata. I russi furono colti di sorpresa, ancor più degli statunitensi a Pearl Harbor qualche mese dopo, ma era stato esplicitamente proibito di prendere precauzioni nelle zone di confine sovietiche. Nonostante i segnali di allarme, nonostante il maresciallo Zhukov e i servizi di intelligence avessero esortato Stalin a non fidarsi, ma Stalin si era rifiutato con decisione di prendere precauzioni. Era stato messo in guardia anche dai britannici e dagli americani, ma aveva continuato a pensare che si trattasse di una provocazione inglese per indurlo a combattere contro i tedeschi. I sovietici si ritrovarono in una situazione davvero difficile. Non sapevano che fare quando improvvisamente si trovarono sotto attacco. L'operazione Barbarossa è la più grande operazione militare della storia. Le proporzioni dei combattimenti e la loro assoluta brutalità ne fanno un punto di svolta della Seconda Guerra Mondiale. All'inizio della Seconda Guerra Mondiale, l'Unione Sovietica, nel quadro di un accordo fatto con la Germania nazista, ha invaso i territori orientali della Polonia e ha occupato gli stati baltici, Lettonia, Lituania ed Estonia. I sovietici hanno tentato anche di occupare la Finlandia, dove però hanno incontrato una feroce resistenza.
ma a giugno del 1941 sono ormai sulla difensiva perché Hitler ha infranto il patto di non aggressione e le forze tedesche marciano nella Polonia controllata dall'Unione Sovietica e oltre. L'Occidente, durante la guerra, non ha mai avuto agenti di buon livello nei corridoi del potere della Germania nazista. Stalin, invece, poteva contare su fonti eccezionalmente valide. E quegli agenti, per lunghi mesi, non avevano mai cessato di ripetergli che la Germania si accingeva a lanciare la sua invasione. Ciò nonostante Stalin si era assolutamente rifiutato di crederci e perciò tutte le forze nelle aree avanzate furono spazzate via. Centinaia di aerei militari furono distrutti senza neanche avere il tempo di decollare. Nelle prime ore dell'invasione i piloti tedeschi, che avevano dovuto combattere per le loro vite durante la campagna di Francia, non credevano ai loro occhi. Sorvolavano gli aeroporti sovietici e vedevano tutti gli aerei allineati, esposti alle loro mitragliatrici e alle bombe. E le truppe ovviamente erano inermi davanti alle grandi divisioni tedesche che avanzavano con grande impeto. L'Armata Rossa era demoralizzata. Stalin aveva fatto fucilare gran parte dei generali più esperti, uomini come l'eccellente maresciallo Tukhachevsky, che aveva approntato un piano per respingere qualsiasi invasione tedesca. In parte era successo perché Stalin temeva l'emergere di un Napoleone in tempo di guerra. I militari avrebbero potuto prendere il potere. Quindi non c'erano ufficiali esperti nell'Armata Rossa. Quasi tutti gli ufficiali, dal grado di colonnello in su, erano morti o prigionieri nei campi o invalidi di guerra. Avevano appena perso una guerra molto umiliante contro la Finlandia. La Grande Armata Rossa era stata quasi sbaragliata da un piccolo gruppo di soldati finlandesi sugli sci. Alla fine i finnici avevano dovuto firmare la pace, ma perdere contro una nazione tanto piccola era stata una umiliazione. Ci volle molto tempo prima che emergessero nuove figure carismatiche. Lo stesso Stalin, si dice, cadde in depressione, non sapendo cosa fare e temendo che i suoi colleghi lo facessero arrestare. Era terrorizzato. Tutte quelle previsioni, tutte quelle promesse, non quelle fatte al popolo sovietico, ma quelle fatte ai membri più stretti del Presidium, si erano rivelate tutte prive di fondamento. Hitler aveva lanciato una devastante invasione. Le truppe di Stalin si ritiravano nel caos e si contavano centinaia di migliaia di vittime. Stalin pensava che i membri del suo entourage avrebbero fatto quello che avrebbe fatto lui al loro posto: l'avrebbero fucilato. Perciò si assiste ad alcuni giorni di totale paralisi a Mosca e Stalin rimase praticamente immobile come un condannato in attesa dell'esecuzione. Non fece niente, non disse niente, nessuna dichiarazione pubblica, nessun ordine da Mosca. E rimase sorpreso al di là di ogni immaginazione quando notò che gli altri membri della leadership sovietica erano tanto terrorizzati dopo le purghe da presentarsi al suo cospetto, da lui che li aveva traditi, per dirgli: «Oh, compagno Stalin, cosa facciamo? Che dobbiamo fare?» Erano ormai abituati al dominio assoluto di un solo uomo. Stalin scoprì, dopo qualche giorno di angoscia, che non sarebbe stato fucilato e che anzi avrebbe continuato a essere l'uomo al quale tutti si sarebbero rivolti per prendere decisioni. Una delle prime mosse di Stalin, dopo aver ripreso il controllo, è la firma di un'alleanza militare con il Regno Unito, il Trattato Anglo-Sovietico. Nelle sale del Cremlino, dove era stato firmato in precedenza il patto di non aggressione il 1° settembre del 1939, si è avuto oggi un altro incontro, un sobrio incontro con i britannici in guerra. Era presente Molotov, la cui parola è legge, e anche Sir Stafford Cripps, l'ambasciatore britannico. L'accordo significa rifornimenti non solo per la Gran Bretagna, ma probabilmente anche per gli Stati Uniti tramite la Gran Bretagna. Forse è per questo che l'occhio della cinepresa coglie un sorriso sulle labbra di Stalin. Il sorriso di Stalin non dura a lungo. Appena 4 giorni dopo, suo figlio Yakov è catturato dai nazisti. Ha combattuto al fronte nella battaglia di Smolensk e si è arreso alle truppe tedesche. È un duro colpo per Stalin, che aveva vietato ogni resa. E i tedeschi approfittano immediatamente della situazione per alimentare la loro propaganda
I volantini incoraggiano altri cittadini sovietici a imitare questo esempio. Portando l'arma della propaganda al fronte, i nazisti speravano invano di placare la resistenza sovietica con appelli alla resa diffusi dagli altoparlanti. Sono bastati pochi tentativi per chiarire che l'Armata Rossa non aveva intenzione di cedere. La vostra resistenza non ha senso! Arrendetevi! L'avanzata dei tedeschi è stata possibile solo bruciando intere città. Costretti per ora a combattere sulla difensiva, i sovietici possono arretrare per molti chilometri. L'Unione Sovietica è un paese vastissimo e può permettersi di sopportare territori devastati e ponti distrutti più di qualsiasi altro paese al mondo. I generali tedeschi dell'esercito e dell'aviazione incaricati dell'esecuzione dell'operazione Barbarossa traevano forza dal fatto di avere in maggioranza già combattuto nella Prima Guerra Mondiale, nel corso della quale le forze degli imperi centrali avevano sconfitto la Russia imperiale, una cosa che gli svedesi non erano riusciti a fare nel picco della loro potenza militare, una cosa che neanche Napoleone era riuscito a fare. Praticamente l'esercito imperiale tedesco era stato l'unico a infliggere una sconfitta totale alla Russia in un importante teatro di operazioni. Oltretutto, sulla base di quello che stava accadendo in luoghi come la Norvegia, la Francia e i Balcani, le alte sfere militari tedesche ritenevano che le loro forze fossero formidabili, molto più potenti di quanto non fossero nel 1940. E pensavano che quello che l'ultima volta aveva richiesto 3 anni, stavolta sarebbe stato fatto nel giro di 3 o 4 mesi. In alcune aree avanzavano di 70 km al giorno e questo accadeva dal Baltico fino quasi ad arrivare al Mar Nero, un enorme fronte di 1600 km. Fu uno straordinario successo per gli invasori. Circondavano le forze dell'Armata Rossa con grandi operazioni di accerchiamento, catturando centinaia di migliaia di soldati. Questo generò un senso di euforia nella leadership dell'esercito tedesco e ovviamente anche in Hitler. Hitler in quella fase era ancora considerato dalla maggior parte dei generali e dei cittadini tedeschi un grande genio militare, per via di quello che era accaduto l'anno precedente, quando aveva conquistato il vecchio nemico, la Francia, con un piano studiato personalmente, dato che il piano ufficiale dell'esercito era accidentalmente caduto nelle mani degli alleati. Era ancora visto come uno straordinario genio militare, un genio istintivo, naturale, che non aveva ricevuto una formazione come i generali prussiani, ma che sapeva rompere gli schemi e farlo con successo. Dunque si respirava un'atmosfera di grande euforia tra giugno e luglio del 1941. All'inizio dell'invasione erano tutti molto ottimisti. Lo si capisce dalle lettere che inviavano a casa. I soldati pensavano che tutto sarebbe finito nel giro di poche settimane. Hitler aveva usato questa espressione: abbattete la porta e l'intera struttura marcia crollerà al suolo. Ma si sbagliava. Già nelle prime settimane i tedeschi scoprirono con sorpresa che i sovietici combattevano, anche se in piccoli gruppi, invece di deporre le armi e arrendersi. Alcuni sovietici combattevano con una determinazione quasi fanatica. Combattevano letteralmente fino alla morte e portavano con sé un enorme numero di tedeschi. Inizialmente erano isolate sacche di resistenza, ma gli ufficiali tedeschi, vedendo la ferocia con la quale, malgrado le rese di massa, alcuni irriducibili sovietici combattevano, iniziarono ad avere qualche dubbio, a provare incertezza e iniziarono a pensare: se altri sovietici iniziassero a combattere con la foga di questi, avremmo un problema. Queste immagini sono le prime a documentare la battaglia di Russia, la difesa di 180 milioni di persone contro la formidabile divisione Panzer di Hitler. Sono state realizzate nelle prime settimane di guerra dai cineoperatori dell'esercito sovietico al fronte. La più grande battaglia nella storia dell'umanità si svolge nell'estate del 1941. L'Unione Sovietica subisce terribili perdite, ma la sua incredibile resistenza è destinata a rivelarsi decisiva ai fini dell'esito finale della Seconda Guerra Mondiale. Con il lancio dell'Operazione Barbarossa,
L'intero paesaggio della Seconda Guerra Mondiale è cambiato. La Germania combatte sul fronte orientale e su quello occidentale e la Gran Bretagna ha ora un nuovo e formidabile alleato. Da Londra, Winston Churchill risponde personalmente alla domanda. Rivolgendosi al mondo intero alla radio, poche ore dopo l'attacco tedesco, il primo ministro dichiara: Hitler is a monster of wickedness, insatiable in his lust for blood and plunder. So now this bloodthirsty gutter snipe must launch his mechanized armies at the new fields of slaughter, pillage and devastation. Poor as are the Russian peasants, workmen and soldiers, he must steal from them their daily bread. La reazione di Hitler e del suo entourage fu entusiastica. In pratica, dal loro punto di vista, era una rivalsa. I fatti stavano dando loro ragione e dimostravano che i catastrofisti, quei pochi critici, avevano avuto essenzialmente tutti torto. E verso la metà di luglio Hitler giunse a dire all'ambasciatore giapponese: «Guardi, probabilmente finiremo il lavoro tra un mese, al massimo». Ma nell'ultima settimana di luglio, la resistenza sovietica iniziò a farsi più tenace alle porte di Smolensk. I sovietici non inflissero una vera e propria sconfitta ai tedeschi, ma li rallentarono. Però quel rallentamento iniziale gradualmente cedette il passo a una lunga fase di stallo a est di Smolensk per tutto il mese di agosto del 41. E nei primi giorni di settembre, lo Stato Maggiore del gruppo d'armate centro e lo stesso Hitler iniziarono a preoccuparsi seriamente. Generale Voroshilov, maresciallo dell'esercito sovietico, coordina le difese. Vale la pena di sottolineare che qui non vediamo grandi masse di soldati, ma solo piccoli gruppi. Allo stesso modo, le armate occidentali del generale Timoshenko sono schierate in profondità, con solo poche truppe visibili. Le immagini delle forze del maresciallo Budionny a sud-ovest svelano un altro dettaglio significativo: l'eccellente servizio di rifornimento che supporta l'artiglieria sovietica, con armi molto moderne a proteggere il fronte. Fin dall'inizio, l'attacco all'Unione Sovietica si svolse lungo tre assi principali. Hitler aveva insistito affinché uno dei tre si dirigesse verso Leningrado, in parte per ragioni psicologiche, perché era la culla del bolscevismo, ma anche perché a suo avviso era di vitale importanza dominare il Baltico dal punto di vista economico. L'asse centrale del gruppo d'armate centro doveva dirigersi verso Mosca, ma Hitler era curiosamente scaramantico e non voleva seguire lo stesso percorso di Napoleone, temendo di andare incontro allo stesso destino. Il terzo asse era il gruppo d'armate sud, diretto in Ucraina per prendere il controllo del cosiddetto granaio dell'Unione Sovietica e dirigersi poi verso il Caucaso e i suoi pozzi petroliferi. I professionisti dell'esercito tedesco erano tra i migliori militari di carriera del mondo e non erano stupidi. Sapevano quanto fosse grande l'Unione Sovietica. Sapevano che le risorse della Wehrmacht erano limitate e soprattutto che aveva problemi di mobilità. Erano sconcertati da alcune decisioni di Hitler. Era quasi una gara di incompetenza tra Hitler e Stalin. Hitler aveva insistito per dividere le forze e attaccare contemporaneamente in tre direzioni diverse. Ma l'esercito tedesco aveva tradizionalmente la tendenza a scegliere un obiettivo ben preciso per dirigervi l'asse principale d'attacco con determinazione. I militari volevano che fosse Mosca l'obiettivo. Una volta presa la città, il resto sarebbe caduto gradualmente. Ma Hitler non ne volle sapere. I generali dell'esercito erano soprattutto aristocratici prussiani, molto tradizionalisti. Si ispiravano tutti a Clausewitz, il grande teorico militare delle guerre napoleoniche. E Clausewitz affermava che per vincere una guerra bisognasse localizzare il grosso delle forze del nemico, affrontarle in battaglia e sterminarle. E vittoria assicurata. Perciò era quello che volevano fare, volevano puntare su Mosca.
dove sapevano che avrebbero trovato il grosso delle forze nemiche dell'Armata Rossa. Era il loro obiettivo. Ma Hitler aveva una visione strategica più ampia. Quello che mancava di più alla Germania erano le risorse naturali e in particolare il petrolio. Perciò Hitler divise le sue forze e puntò verso Kiev, verso l'Ucraina e poi verso il Caucaso. I generali non la consideravano una buona scelta. Erano ancorati all'idea di annientamento del grosso delle forze nemiche che si trovavano a Mosca. I nazisti ottennero una grande vittoria a Kiev e continuarono ad avere successo. Avanzarono di gran carriera nel Caucaso senza incontrare molta resistenza. Quindi le forze si riunirono e partirono alla volta di Mosca. Il problema è che si era perso del tempo. L'offensiva con la quale i tedeschi puntano a prendere Mosca è denominata Operazione Tifone e viene lanciata il 2 ottobre del 1941. A poco più di un mese dall'inizio dell'assalto, Stalin decide di organizzare una parata militare sulla Piazza Rossa per rinsaldare la determinazione dei sovietici. Ma saranno forze estranee al suo controllo a rivelarsi decisive nella difesa della capitale. L'inverno precoce salvò ancora una volta la Russia. Napoleone non aveva creduto ai suoi meteorologi e Hitler non credette ai propri. Le automobili russe si accendono anche con 30 o 40 gradi sotto zero, mentre un'auto tedesca non si accende. Lo stesso valeva per i carri armati, i mezzi tedeschi non erano adatti a quelle condizioni. Hitler aveva previsto di raggiungere Mosca prima del grande gelo, a differenza di Napoleone. Perciò i suoi soldati non avevano l'abbigliamento invernale, tanto che fu necessario inviare loro delle pellicce dalla Germania. Erano talmente arroganti i nazisti, come lo erano Hitler e la leadership militare, che in autunno giunsero a dichiarare pubblicamente «Abbiamo vinto, abbiamo sconfitto i sovietici». Era una totale illusione. Le truppe erano prive di indumenti invernali. Indossavano ancora le divise estive. Goebbels, resosi conto del fatto che i soldati morivano letteralmente di freddo, fece un appello alla cittadinanza tedesca. Donate i vostri indumenti invernali, portateci le vostre pellicce per sostenere i nostri ragazzi in Russia. Ma era ormai tardi. Ho sempre sostenuto che le forze armate tedesche della Seconda Guerra Mondiale fossero una delle più impressionanti macchine da guerra della storia, sebbene impegnate in una causa ignobile. Ma l'incompetenza con la quale fu organizzata l'avanzata verso Mosca e l'assoluta mancanza di preparazione in vista dell'inverno era impensabile. Chiunque conoscesse la storia, chiunque sapesse cosa accadde a Napoleone nel 1812, sapeva che in Russia d'inverno fa particolarmente freddo. Eppure mandarono quegli uomini ad attaccare la Russia, ad avanzare verso Mosca senza indumenti invernali. Io ho incontrato dei reduci tedeschi di quella campagna. Mi hanno descritto quei terribili momenti nei quali erano costretti a mettere foglie di giornale sotto le casacche perché non avevano cappotti invernali. Dovevano accendere fuochi sotto i carri armati e i mezzi a motore per poterli accendere al mattino. Tutto gelava, le armi gelavano, gli indumenti gelavano, gli uomini gelavano. E se c'era una cosa di cui l'Armata Rossa era perfettamente equipaggiata, era l'abbigliamento invernale. Sicché con l'arrivo dell'inverno e con l'incredibile serie di errori madornali commessi dai tedeschi, del tutto impreparati per affrontare il gelo, le forze tedesche si trovarono alle prese con una delle più brutte sorprese nel corso di quella guerra, ma non avrebbe dovuto essere una sorpresa. Malgrado le terribili condizioni, le forze armate tedesche tentano di circondare Mosca con un movimento a tenaglia. Due contingenti prevedono di unirsi nella città di Noginsk. Prendere Mosca avrebbe significato prendere la capitale. Farlo in modo efficace, con un movimento a tenaglia, avrebbe permesso di catturare tutti i leader del paese. In teoria, dopo averli catturati, impiccati sulla Piazza Rossa, come prevedeva il piano di Hitler, l'intero Stato sarebbe crollato. E forse sarebbe successo davvero se Hitler fosse arrivato in tempo. O se l'autunno fosse stato più mite e l'inverno non fosse arrivato tanto presto. Molti indizi suggeriscono che persino i soldati che avevano combattuto fin dal primo giorno erano pronti a fare un ultimo sforzo, e cioè sferrare un'offensiva ad alto rischio verso la fine dell'autunno per prendere Mosca e porre fine alla guerra. C'era persino
un membro dello Stato Maggiore della Quarta Armata, che in pratica era, strano a dirsi, un convinto antinazista. Nelle lettere che inviava alla famiglia, scriveva cose che l'avrebbero come minimo fatto espellere dall'esercito, e probabilmente peggio. E quell'ufficiale diceva: «Dobbiamo provarci. Siamo vicinissimi. Non possiamo mollare. Ora o mai più». E questo non era un fanatico inebriato dal concetto di Lebensraum o cose simili. Il pensiero comune era: «Oh Dio, siamo a pochi passi dal traguardo. È vero, l'inverno incombe e potremmo avere forse 16 giorni di tempo. Ma dobbiamo fare tutto il possibile». E fu questo pensiero a farli andare avanti. Poi, come è noto, si arrivò al 5 dicembre, che per coincidenza è il giorno della fine dell'offensiva e del crollo delle temperature. Il termometro scese da meno 15 a meno 30 in alcune aree. Va tenuto conto di un altro fattore. Hitler sperava che il suo alleato, il Giappone, sarebbe intervenuto dalla direzione opposta, attraversando la Siberia, e che le loro forze si sarebbero incontrate negli Urali. Ma Stalin venne a sapere, dalla sua spia a Tokyo, che i giapponesi non avevano in programma l'invasione dell'Unione Sovietica. Erano molto impegnati a tenere in Cina e a conquistare quello che restava degli imperi di Francia, Gran Bretagna e Paesi Bassi nel Pacifico, e non avevano alcun interesse a invadere la Siberia. Perché avrebbero dovuto, quando potevano conquistare ben più ricche terre tropicali come il Vietnam e la Birmania? Fu questo a salvare Stalin. Era possibile spostare le truppe siberiane a Mosca. Ed erano le uniche truppe sovietiche che avessero mai ottenuto una vittoria. Nel 1938 avevano combattuto contro i giapponesi in Manciuria, vincendo la battaglia. Erano equipaggiati per la Siberia e quando arrivarono a Mosca i tedeschi capirono che non avrebbero mai messo piede nel centro della città. Arrivarono nelle aree periferiche, giunsero persino al terminal dei tram del settore occidentale di Mosca, ma non poterono spingersi oltre. Quando questi filmati nazisti sono stati girati, Berlino aveva previsto che la Russia sarebbe stata schiacciata in poche settimane. Oggi le agenzie di stampa statunitensi riferiscono che i sovietici stanno contrattaccando con forza e che meno di un cinquantesimo del vasto territorio dell'Unione è stato invaso. La vittoriosa difesa di Mosca è un grande risultato simbolico per l'Unione Sovietica. Per la prima volta dall'inizio dell'operazione Barbarossa, le forze tedesche non vengono solo contenute, ma persino respinte. Nel dicembre del 1941, il piano delle forze armate tedesche di occupare Mosca con l'operazione Tifone fallisce alle porte della città. Le truppe tedesche cercavano di scavare fosse e trincee, ma il suolo era gelato ed era molto difficile. La situazione dei rifornimenti era accettabile. Non facevano la fame, ma non erano in grado di sopportare quelle terribili temperature. In tutte le lettere spedite dal fronte, i soldati se ne lamentano. Ci sono aneddoti che parlano di soldati assegnati alla guardia notturna, ritrovati il mattino dopo in piedi, morti, letteralmente congelati. È difficile spiegare a parole la pesantezza e la brutalità dell'inverno russo. Ovviamente parlandone si pensa immediatamente a Napoleone. L'invasione della Russia, tentata nel 1812 da Napoleone, incontrò problemi molto simili dovuti al freddo estremo e agli attacchi dei russi provenienti da ogni direzione. Perciò molti pensarono: questo è il 1812 di Hitler, proprio come Napoleone. Ed era ironico perché l'anno precedente Hitler aveva fatto una visita speciale a Parigi per rendere omaggio alla tomba di Napoleone. Probabilmente avrà pensato: farò meglio di lui. Ed ecco invece che si ritrova improvvisamente nella stessa situazione. Napoleone aveva detto: non sono stato sconfitto dai generali russi, sono stato sconfitto dal generale Inverno. A metà novembre del 41 ci fu un tentativo da parte dei tedeschi di arrivare a Mosca,
che però morì di una morte lenta, affievolendosi fino a spegnersi tra il 3 e il 4 e il 5 di dicembre. A quel punto l'operazione era praticamente conclusa e i tedeschi si ritrovarono paralizzati sul posto, vicini a Mosca, ma non abbastanza. Poi ci fu la seconda fase della battaglia di Mosca, vale a dire il contrattacco sovietico. Io penso che i contrattacchi sovietici intorno a Mosca siano stati assolutamente decisivi per la Seconda Guerra Mondiale. Forse più della battaglia di Stalingrado, che ebbe luogo più di un anno dopo, e forse più di quella di Kursk, di due anni dopo, perché fu in quel momento che i tedeschi si ritrovarono non solo nell'impossibilità di prendere Mosca, ma anche costretti ad arretrare. Sotto l'aspetto tattico, le unità tedesche ottenevano delle piccole vittorie, riportavano dei piccoli successi, infliggevano perdite ai sovietici in avanzata. Ma i sovietici disponevano di una enorme quantità di truppe e Stalin era del tutto indifferente, come lo erano i suoi generali, alle perdite di vite umane. Sebbene fosse un pessimo stratega militare e un disastroso direttore delle operazioni, nel primo anno della guerra, seppure con riluttanza, Stalin cedette il controllo ai suoi marescialli e diede ai suoi comandanti vicino Mosca una libertà di movimento appena sufficiente ad esercitare le loro eccellenti qualità per coordinare quei contrattacchi. Fu in questo che Stalin si dimostrò più abile di Hitler. Hitler non capì mai di non essere un genio militare, di doversi fare da parte e lasciare che fossero i suoi generali a prendere le decisioni. Stalin, invece, sapeva di non essere un genio militare. Lo aveva dimostrato nella guerra civile, negli anni 20, quando aveva commesso errori macroscopici. Così, dopo la difesa di Mosca, si fece da parte e consentì ai suoi generali di decidere sul da farsi. Richiamò tutti i funzionari del partito che monitoravano costantemente i generali, censurandoli e vietando loro di prendere iniziative. E diede a uomini come Zhukov e Konev carta bianca per fare ciò che ritenevano giusto. Accettò persino i loro consigli, senza obiettare. Smise di arrestare i generali. Fu la cosa più intelligente fatta da Stalin, lasciare la guerra ai professionisti. In questo senso, invece, Hitler commise errori grossolani. In lontananza i sovietici al contrattacco avvistano quello che resta delle forze d'invasione tedesca. La città è Tula, di importanza strategica, alle porte di Mosca. E queste sono le prime immagini della formidabile controffensiva sovietica. Una città dopo l'altra viene riconquistata in questo modo. Questi sono reali combattimenti girati sotto il fuoco nemico. Ecco le prove del Blitzkrieg fallito. A Tula, a Mozhaisk e lungo un fronte di 2700 chilometri. I cadaveri dei soldati nazisti certificano l'arresto della marcia tedesca. Come Hitler potrà spiegare questa disfatta è un mistero, ma non è certo un mistero l'eroica determinazione dei vigorosi sovietici. Hitler tendeva a diffidare dei generali, soprattutto di quelli di estrazione aristocratica. Aveva un tremendo complesso di inferiorità e probabilmente sapeva che uomini come Rundstedt si riferivano a lui con nomignoli come il caporale boemo. Era deciso a dimostrare che si sbagliavano e aveva la tendenza a esautorarli e ad assumere il controllo. Insomma, era un vero micromanager. A volte si metteva addirittura a esaminare mappe su piccola scala e ordinava dove posizionare le varie compagnie e i battaglioni e come avrebbero dovuto condurre le operazioni. Ma questo stile di gestione tanto invadente ebbe conseguenze disastrose. Non lasciava carta bianca ai suoi generali e in quel caso in particolare, dopo Mosca, era determinato a non concedere a nessuno di loro l'autonomia che avrebbero voluto avere per decidere se ritirarsi o meno. Hitler si mosse verso sud-est. Dopo il fallimento della presa di Mosca, non fece un secondo tentativo e non commise l'errore di Napoleone, puntando a nord verso Leningrado. Lasciò che Leningrado restasse sotto l'assedio per farla morire di fame. Dopotutto non aveva alcuna importanza sotto l'aspetto militare. Decise che quello di cui aveva assolutamente bisogno erano i pozzi petroliferi di Baku, sul Mar Caspio. Così
diresse le truppe verso il Volga, fino a una città che fino a poco tempo prima si chiamava Tsaritsyn e che Stalin aveva ribattizzato Stalingrado. L'offensiva nel sud dell'Unione Sovietica pianificata da Hitler è denominata Operazione Blu e comincia un anno dopo l'inizio dell'Operazione Barbarossa. Il tentativo dei tedeschi di attraversare il fiume Volga e la leggendaria battaglia di Stalingrado che seguirà saranno considerati da molti il più importante punto di svolta della Seconda Guerra Mondiale. Una delle cose più strane della Seconda Guerra Mondiale è che a Berlino gli scaltri e competenti ufficiali e funzionari che circondavano Hitler capirono rapidamente di essere in guai molto seri in Russia, prima che lo capisse chiunque altro in Occidente. In pieno 1942, addirittura fino all'autunno del 1942, tutte le menti più brillanti a Londra e a Washington, i generali britannici, i generali statunitensi, tutti pensavano che i sovietici avrebbero perso. Pensavano ancora, vedendo i tedeschi assestare un colpo dopo l'altro e conquistare grandi porzioni di territorio in quella enorme offensiva, che era una fortuna che i sovietici avessero resistito più del previsto. Gli archivi sono pieni di documenti britannici e statunitensi risalenti anche ad agosto e settembre del 1942, nei quali si afferma che i sovietici sono destinati a perdere, ma a Berlino non la pensavano così. I militari più scaltri fin dall'inizio del 1942 avevano un brutto presentimento. Non erano riusciti a ottenere la vittoria decisiva e avevano costretto l'esercito tedesco a vivere un vero e proprio incubo nell'inverno del 41-42, perciò sapevano di essere nei guai fino al collo. Nella seconda parte vedremo come l'ossessione di Hitler per la conquista dell'Unione Sovietica abbia portato alle più devastanti sconfitte tedesche, la battaglia di Stalingrado e la battaglia di Kursk. E come, sopravvissuta a un'incessante carneficina, l'Unione Sovietica sia infine riuscita a scacciare l'invasore dal suo territorio, incalzandolo fino alle strade di Berlino, dove l'ossessione di Hitler si è spenta definitivamente nel Führerbunker. La guerra sul fronte orientale ha raggiunto un livello di barbarie che non si è visto su altri fronti dove pure erano impiegate le forze tedesche. La violenza in Russia ha travalicato ogni limite. Non solo le SS o i reparti speciali, le Einsatzgruppen, ma anche i soldati regolari hanno avuto un comportamento informato ad una vocazione criminale. Nel fronte orientale la Seconda Guerra Mondiale è diventata infatti, come abbiamo visto, una guerra ideologica, anche una guerra di annientamento e di sterminio. E abbiamo visto però come l'Unione Sovietica, già con l'operazione Tifone, è stata in grado di reagire. Questo aiutata da un inverno precoce e freddissimo, pensiamo che il 6 ottobre del 41 a Mosca già nevicava, ma anche dalla capacità di Zhukov di organizzare l'Armata Rossa, le truppe siberiane, le famigerate divisioni siberiane. Nella seconda parte del documentario dedicato all'operazione Barbarossa vedremo come l'Armata Rossa sarà capace di reagire e di riportare una importantissima vittoria sul fronte di Stalingrado. Quando nel giugno del 1941 era partito l'attacco contro l'Unione Sovietica, l'operazione Barbarossa, nessuno in Europa, ma nel mondo, avrebbe puntato sull'Unione Sovietica. A portare al fallimento l'operazione Tifone c'erano stati vari fattori. Innanzitutto l'inverno, il freddo pungente. L'inverno del 41 fu particolarmente precoce e particolarmente freddo. Pensiamo che il 6 ottobre a Mosca già nevicava. Le truppe tedesche arrivarono ai confini della capitale esauste. Dei tre Panzergruppen utilizzati, un Panzergrupp arrivò decimato, il secondo. I tedeschi erano esausti e difficilmente avrebbero potuto fronteggiare le divisioni siberiane che il generale Zhukov aveva schierato a difesa della capitale.
Il gruppo Armate Sud guidato dal generale von Rundstedt aveva come obiettivo la presa dei pozzi di petrolio del Caucaso. Tuttavia, a sud c'è Stalingrado. Stalingrado è un'ossessione per il Führer perché porta il nome del suo acerrimo nemico, di Stalin. Ma Stalingrado era anche importante come punto di snodo ferroviario del sud della Russia. Per questo motivo, ritenendosi un grande stratega, decide di dividere il gruppo armate sud in due tronconi, uno diretto verso Stalingrado, verso il fiume Volga, e l'altro diretto verso il Caucaso. Questo fu un errore enorme che poi gli verrà rimproverato dai suoi generali. Quindi parte quella che è denominata l'operazione Blau, operazione blu, alla quale l'Armata Rossa rispose con l'operazione Urano. L'operazione Urano era a difesa di Stalingrado e mirava a riprendere la città che era caduta sotto il controllo del generale Friedrich Paulus, comandante della Sesta Armata. Stalingrado, come la definiscono i russi, è un calderone, diventa un calderone vero e proprio per le truppe dell'asse che finiscono in questa enorme sacca, dalla quale con un'enorme difficoltà riescono ad uscire, avviando la ritirata, che è uno degli episodi più drammatici e più ricordati della Seconda Guerra Mondiale, appunto le varie ritirate di Russia. Stalingrado però da un punto di vista militare non fu definitiva la battaglia che portò la vittoria all'Armata Rossa. Ebbe un valore, se vogliamo, propagandistico, come vedremo, molto importante, perché farà capire al mondo che l'Unione Sovietica poteva reagire. La battaglia fondamentale, e si vedrà bene nella puntata che segue dedicata all'operazione Barbarossa, sarà la battaglia di Kursk. Questa battaglia porterà l'Armata Rossa alla vittoria e Stalin vorrà che l'Armata Rossa marcerà trionfante e vittoriosa fino a Berlino. Berlino deve essere assolutamente occupata dalle forze sovietiche. Quello che Hitler non è riuscito a fare con Mosca, Stalin riesce a fare con Berlino. Nel 1941 l'impero di Hitler copre l'Europa, estendendosi dall'angolo occidentale del continente fino all'est. Berlino è euforica, mentre l'esercito tedesco inanella una vittoria dopo l'altra. Le forze armate tedesche della Seconda Guerra Mondiale sono state una delle più impressionanti macchine da guerra della storia. Quale forza può opporsi alla Wehrmacht? Che cosa può fermare la guerra lampo di Hitler? Forse soltanto le ossessioni del Führer. A giugno del 1941, Hitler viola il patto di non aggressione tra Germania e Unione Sovietica, lanciando un'invasione a sorpresa su un fronte lungo 1600 chilometri, tentando di assoggettare i territori di Stalin. Alcuni dei suoi consiglieri, prima dell'invasione dell'Unione Sovietica, gli dissero: «Mein Führer, non possiamo farlo, non abbiamo le risorse sufficienti». Hitler li ascoltò, li ringraziò, ma ordinò l'invasione. Guidato dall'illusione che la superiorità razziale e la forza di volontà siano sufficienti, Hitler aggredisce una nazione enorme, sfidando il suo clima e il suo coraggio. Il conflitto tra Hitler e Stalin fu tale che nella storia non è possibile trovare analogie con altri conflitti. I soldati di Hitler arrancano in mezzo alle tempeste di neve di Mosca, tra le macerie di Stalingrado e nelle tempeste di polvere di Kursk. Tutto gelava, le armi gelavano, gli indumenti gelavano, gli uomini gelavano. Era una situazione estrema e molti soldati non erano preparati, non riuscivano a combattere. Le loro armi non funzionavano. I sovietici li attaccavano con banghe affilate, spuntavano dalle fognature, dagli scantinati. Fu una battaglia selvaggia che terrorizzò i soldati tedeschi. È un errore considerare la Seconda Guerra Mondiale come una guerra convenzionale, nella quale avevano un ruolo importante considerazioni militari razionali. Si mossero in un clima politico caotico e, approfittando di quel caos, seppero costruire qualcosa. Inizialmente sembrarono avere successo e diedero forma a uno stato monolitico, ma le loro ambizioni non si fermarono lì. Questa vasta invasione mette a dura prova la macchina da guerra di Hitler, portando le risorse, la manodopera e la sua stessa visione distorta ai limiti estremi. Hitler e l'ossessione della Russia.
Il 22 giugno del 1941 Hitler lancia l'operazione Barbarossa con l'obiettivo di sconfiggere rapidamente l'Unione Sovietica. L'attacco delle forze tedesche si sviluppa su tre assi. A nord, verso Leningrado, l'ex San Pietroburgo, la città è sottoposta a un assedio destinato a durare quasi tre anni. A sud, l'Ucraina, nota come il granaio d'Europa, è conquistata facilmente. E al centro, l'obiettivo è la conquista di Mosca. Ma la divisione delle forze su un fronte tanto ampio e i rigori dell'inverno russo fermano l'avanzata tedesca verso la capitale. Nell'estate del 1942, l'esercito nazista si appresta a sferrare un'offensiva nel sud della Russia, nome in codice Operazione Blu. Oggi possiamo vedere molte cose con una nitidezza che i protagonisti di quegli eventi non potevano avere. Alla fine del 1941, britannici e statunitensi credevano ancora che i sovietici sarebbero stati sconfitti. Stavano resistendo più a lungo del previsto, ma alla fine avrebbero perso. I tedeschi invece erano molto preoccupati e i russi erano assolutamente decisi a combattere fino alla morte. Il fallimento della presa di Mosca fece certamente capire a molti ufficiali tedeschi che forse era stato fatto un passo più lungo della gamba. Malgrado avessero creato enormi accerchiamenti offensivi, ad esempio a Kiev avevano catturato più di 600.000 prigionieri, com'era possibile che l'Armata Rossa esistesse ancora e continuarono a pensare che bastasse un ultimo sforzo per sbaragliare la resistenza? Nella mente dei soldati tedeschi in particolare c'era il precedente del 1918. In fondo la Russia era grande come nel 1917-18 e l'esercito tedesco per i suoi due terzi era stato impegnato a Occidente. Questo significa che i tedeschi avevano combattuto quella guerra come se avessero un braccio legato dietro la schiena, eppure avevano sconfitto la Russia. Quindi pensavano che la seconda volta non sarebbe stato più difficile, dato che avevano investito nell'invasione del 41 gran parte delle loro forze. Uno dei più straordinari fenomeni della Seconda Guerra Mondiale fu che, malgrado l'Unione Sovietica avesse sofferto in misure indicibili sotto Stalin, davanti all'invasione nazista, il popolo russo riscoprì una profonda passione per la madre Russia, che lo spinse a essere pronto a tutto e infatti fece di tutto pur di non cedere. Una forza d'animo che Stalin ignorava nel suo popolo. Se pensiamo a tutto quello che Stalin aveva fatto nei 15 anni precedenti, scopriamo che fino al 1942 aveva ucciso più persone di Adolf Hitler. Solo nel 1942 Hitler lo superò. Stalin sapeva tutto questo e non avrebbe mai creduto che il popolo si sarebbe mobilitato con tanto fervore. Era consapevole delle carestie, delle purghe, delle terribili sofferenze patite dai sovietici, ma tutti i reduci russi della Seconda Guerra Mondiale con i quali ho parlato mi hanno detto di essersi mobilitati per amore della patria, disposti a qualsiasi sofferenza. Una forza che ben pochi popoli avrebbero saputo mettere in campo e che neanche Stalin credeva di possedere. Il fiume Don è il muto testimone di alcuni dei più sanguinosi combattimenti di tutta la storia. Qui i soldati sovietici continuano a resistere da un anno agli odiati nazisti. Marciano tra le tombe dei compagni caduti, dove le donne piangono, ma con lacrime cariche di orgoglio. Orgoglio per un esercito sovietico che ha sgretolato la tabella di marcia della Wehrmacht. Quello stesso esercito sovietico che un anno fa era stato annientato, ma solo nei comunicati del ministro della propaganda nazista. Il capo dell'esercito della Germania nazista era in quel periodo von Brauchitsch. Era il tipico ufficiale di scuola prussiana, ma era anche un uomo debole, incapace di tenere testa a Hitler, sebbene sapesse che nel dicembre del 1941 le cose stavano andando male. Hitler gli urlò in faccia: «Quello che dici è ridicolo, sei solo privo di forza di volontà». Alla fine von Brauchitsch ebbe un infarto e Hitler lo licenziò. A quel punto si disse: «I generali sono inutili, comanderò io stesso l'esercito». E così fece da quel momento in poi. Quindi decise di riprendere l'avanzata allo scopo di rinnovare l'entusiasmo generale. E ci riuscì, credo, con molto successo.
Ancora una volta, come nel 1941, ci fu un'impressionante avanzata e una vasta area del territorio sovietico venne conquistata dall'esercito tedesco. Di nuovo furono catturate enormi quantità di prigionieri e ancora una volta in Occidente, a Washington e a Londra, si pensò che era solo questione di tempo e che i sovietici sarebbero stati sconfitti. I sovietici subirono impressionanti perdite e i tedeschi entrarono in una nuova fase di trionfalismo, ma poi Hitler commise uno dei molti gravi errori della Seconda Guerra Mondiale. I generali tedeschi volevano far avanzare tutte le truppe verso un unico obiettivo, ma Hitler insisté per dividere le forze in due avanzate, in modo da impadronirsi dei giacimenti petroliferi del sud. Hitler era fissato con il petrolio. Sapeva che la Germania ne aveva un disperato bisogno. Così prese la fatidica decisione strategica di inviare le sue armate in due direzioni invece che in una sola. Inoltre, mantenne l'assedio di Leningrado a nord e poi, oltre a tutti gli altri, commise un grosso errore di valutazione quando vide su un fiume, sulla mappa davanti a sé, una città chiamata Stalingrado. Era una città particolarmente importante per Stalin, perché vi aveva rischiato molto nel 1920, arrivando quasi a perdere la guerra civile. Inoltre, portava il suo nome, e per i tedeschi era molto importante conquistarla, perché se una città che porta il tuo nome cade, hai la sensazione di cadere tu stesso. E poi da lì si poteva attraversare il Volga. Le forze russe erano nell'area, con il fiume alle spalle, in una situazione disperata. Dovevano combattere. Ancora una volta i generali tentarono di opporsi e dissero: «Mein Führer, è una pazzia, non possiamo frammentare ulteriormente le forze per questa missione». Ma Hitler cavalcava un'onda di trionfalismo assoluto nell'estate del 1942 e pensava che i generali non capissero niente. «Non importa se non abbiamo preso Mosca, questi russi stanno crollando ovunque, siamo vicini a una grande vittoria». Così inviò un contingente ai pozzi petroliferi di Maikop e inviò la sesta armata a Stalingrado. Forze fresche, armi e munizioni sono giunte nell'area dei combattimenti. I rinforzi dell'Armata Rossa si avvicinano alla città lungo il fiume e dalle strade che solcano le steppe. Sono stati mandati a difendere la roccaforte sul Volga e hanno preso posizione sulle linee del fronte. L'ossessione di Hitler per la conquista dell'Unione Sovietica lo porta a puntare la città che porta il nome del suo nemico. Le conseguenze di questa scelta cambieranno il corso della guerra agli occhi del mondo intero. Nell'estate del 1942, le forze armate tedesche marciano nel sud dell'Unione Sovietica in un'offensiva chiamata Operazione Blu. L'attacco portato su due fronti ha due obiettivi principali: la presa dei pozzi petroliferi sul Mar Caspio, nome in codice Operazione Edelweiss, e l'occupazione di Stalingrado, nome in codice Operazione Fischreier. Nell'agosto del 1942, il trionfalismo che si era affermato a Berlino, e in particolare al quartier generale di Hitler, come era già successo un anno prima, era in fase di ascesa. E quando giunse la notizia che i reparti avanzati della Sesta Armata avevano raggiunto la periferia di Stalingrado, si dissero: «Bene, abbiamo preso Stalingrado». Stalingrado fu sul punto di cedere per circa una settimana nell'agosto del 1942. Poco a ovest della città, la 62esima armata sovietica oppose una fiera resistenza. Fu sconfitta, ma la maggior parte di essa sfuggì al massacro che i tedeschi stavano preparando con il loro accerchiamento e riuscì a fare rientro a Stalingrado. E lì, forzati dalle circostanze più che altro, si ritrovarono a combattere una sorta di guerriglia urbana. I sovietici non avevano un piano per i combattimenti nelle zone urbane. In realtà,
Il 1941 sarebbe stato meno duro per loro se fin dall'inizio si fossero concentrati sui combattimenti nelle città, perché il vantaggio dei tedeschi, la grande rapidità dei loro reparti meccanizzati, veniva annullato in quel tipo di battaglia. Quella di Stalingrado fu una enorme operazione militare. Hitler voleva disperatamente prendere Stalingrado e si impegnò al massimo. Bombardamenti aerei che devastarono la città, colonne corazzate all'attacco, enormi masse di fanteria. I tedeschi costrinsero le forze sovietiche ad arretrare e giunsero a occupare circa i due terzi della città. Ma la situazione degenerò nel combattimento corpo a corpo, a distanza ravvicinata. Perciò divenne quasi una guerra d'attrito a Stalingrado, isolato per isolato, casa per casa, in quel paesaggio urbano, devastato e in macerie. Quando giunsero nell'area, i tedeschi erano a corto di rifornimenti. Avevano sottovalutato le grandi distanze da coprire. Erano a quasi 2000 chilometri dal loro confine. Le linee di approvvigionamento non riuscivano a tenere il passo. Avevano devastato il territorio, perciò non c'era cibo che potessero rubare ai contadini dei baraggi. Fu una battaglia disperata dove i sovietici si dimostrarono più resistenti dei nazisti. L'eroica difesa di Stalingrado da parte delle forze sovietiche offre loro l'opportunità di sferrare un altro massiccio contrattacco, come avevano fatto nell'inverno precedente durante la difesa di Mosca. Fu in quel momento, tra settembre e ottobre, che Stalin imparò la lezione di leadership di guerra e iniziò a fidarsi dei suoi generali. E fu così che incaricò Zhukov e Vasilevsky di pianificare il grande contrattacco a Stalingrado. Ne scaturì un piano molto ambizioso, l'Operazione Urano, che prevedeva di circondare l'intera Sesta Armata, la più grande della Wehrmacht, a Stalingrado e dintorni, per mezzo di attacchi a penetrazione profonda dalle retrovie. Ed era una vera e propria eresia dal punto di vista di Stalin. Il maresciallo Tukhachevsky, grande teorico militare, era stato addirittura giustiziato per avere proposto questo concetto. Eppure i generali ebbero il coraggio di persuadere Stalin ad accettare l'idea di puntare su un accerchiamento completo. A mezzo mondo di distanza, sulle pianure alle porte di Stalingrado, i sovietici hanno dato inizio alla loro offensiva. Due armate sovietiche, una a nord e una a sud, si sono messe in marcia per accerchiare i tedeschi con un formidabile movimento a tenaglia. Quattro giorni dopo, le estremità della tenaglia si sono incontrate, intrappolando tutte le forze tedesche nell'area di Stalingrado. Con il successo dell'Operazione Urano, la Sesta Armata tedesca è ora completamente circondata. Ben presto, i tedeschi danno inizio all'operazione Tempesta Invernale, allo scopo di trarre in salvo i loro compatrioti. Ma è un fallimento. La più grande delle armate tedesche è ora isolata. Erano esausti, la Sesta Armata era sfinita, erano disperati, perché non ricevevano la corrispondenza, non ricevevano i rifornimenti, si sentivano abbandonati ed era stato loro vietato di arrendersi. Avevano la sensazione di essere condannati a essere uccisi lentamente dai cecchini, dai razzi e dalle incursioni aeree. Il morale delle truppe era certamente ai minimi termini. Il 23 agosto c'era stato il bombardamento di Stalingrado, ma trasformando la città in una distesa di macerie, i tedeschi avevano semplicemente creato le condizioni ambientali ideali per far massacrare le loro stesse truppe. Fu una battaglia selvaggia che terrorizzò i soldati tedeschi. Avevano paura di essere sgozzati nelle trincee, avevano paura di tutto ciò che vedevano succedere, perciò a ogni colpo esploso si scatenava una disordinata sparatoria. Una delle cose più scioccanti che ho letto negli archivi è che ai cecchini sovietici era stato ordinato di sparare ai bambini russi che in cambio di mance portavano ai nazisti bottiglie riempite con l'acqua del Volga. Credo che poche immagini rendano la spietatezza di quella battaglia meglio dei cecchini istruiti a sparare a quei bambini.
5 febbraio del 1943, 24 generali tedeschi insieme a numerosi altri alti ufficiali tedeschi e romeni si sono arresi ai sovietici. Paulus e la Sesta Armata erano destinati all'annientamento. Era chiaro a Hitler, a Goebbels e a Göring. Così iniziarono a preparare l'opinione pubblica tedesca alla notizia della sconfitta. Hitler voleva che fosse fatta passare per un fulgido esempio di sacrificio per il bene della nazione tedesca. Così promosse Paulus al grado di feldmaresciallo. E questa era una chiara indicazione del fatto che si aspettava che Paulus si suicidasse. Ma Paulus non era quel tipo di persona. Era un militare freddo e razionale. Perciò si ribellò e disse: «No, non lo farò. Non mi toglierò la vita. Mi arrenderò». Così negoziò i termini della resa in un incontro molto cerimonioso e formale, con tanto di firma davanti alle telecamere. Fu una resa molto pubblica. Subito dopo Paulus iniziò a collaborare con i sovietici, entrando a far parte di un movimento organizzato dall'Unione Sovietica, composto da militari tedeschi che combattevano per l'URSS. Insomma, quello di Paulus fu un tradimento su tutta la linea. Un altro dettaglio straordinario è che il generale Paulus, in quanto ufficiale, ricevette una bella villa in cui vivere e fu autorizzato a ordinare nuovi indumenti e altre merci dalla Turchia, il cui conto fu inviato alla sua famiglia in Germania. Una situazione decisamente fuori dall'ordinario, quella di questo generale caduto in disgrazia in patria. Stalin sembrava essergli personalmente molto grato per il fatto di essersi arreso. Il fumo dell'assedio e della battaglia si leva su Stalingrado, città d'acciaio. Queste riprese sono state girate sotto il fuoco poco prima che le nevi invernali dessero inizio alla grande controffensiva sovietica. Il fatto che la città portasse il nome del leader dell'URSS accese l'immaginazione dell'opinione pubblica mondiale. E dobbiamo tenere presente che all'epoca della battaglia di Stalingrado le forze armate britanniche e statunitensi stavano facendo davvero ben poco. Certo, combattevano i tedeschi in Nord Africa, ma si trattava di poche divisioni e anche quando giunsero in Italia si trattò di poca cosa rispetto a quanto accadeva sul fronte orientale. Perciò conveniva non solo alla propaganda sovietica, ma anche alla propaganda americana e britannica esaltare al massimo l'epica battaglia di Stalingrado. I prigionieri di guerra tedeschi vennero fatti marciare fuori da Stalingrado. Non dimenticherò mai l'immagine di un colonnello russo che gridava loro indicando le macerie tutto intorno: ecco come sarà ridotta Berlino. E quel momento fece capire a tutto il mondo che la guerra si sarebbe conclusa a Berlino, che Stalingrado era stata la vera svolta psicologica di quel conflitto. In Cile il grande poeta Pablo Neruda scrisse il suo straordinario Canto d'amore a Stalingrado. Fu in quella stessa fase che la resistenza francese iniziò a combattere contro i nazisti. Si aveva la sensazione che la guerra stesse per finire. Certo, l'esercito tedesco restava pericoloso e avrebbe continuato a combattere. Ma in quel momento apparve chiaro al mondo intero che la guerra sarebbe finita a Berlino. Il carattere ossessivo di Hitler lo ha ancora una volta fatto cadere. Decidendo di attaccare Stalingrado, una città di scarsa importanza strategica, allo scopo di ottenere una vittoria simbolica, il Führer ha fatto fallire i suoi piani, una volta per tutte. A febbraio del 1943, la resa della Sesta Armata tedesca a Stalingrado è la prima vera e propria sconfitta subita da Hitler nel corso del suo tentativo di conquistare l'Unione Sovietica. Hitler si era congratulato con i suoi generali troppo presto. Troppo presto ha fatto stampare i manifesti che festeggiano la caduta della città sul Volga. Troppo presto ha fatto coniare la medaglia che celebra la conquista di Stalingrado. In ogni guerra ci sono momenti di questo tipo, come Gettysburg nella guerra di secessione americana o El Alamein dal punto di vista dei britannici.
sebbene sia stata ben poca cosa rispetto a Stalingrado, ma a quel tempo era un simbolo importante. La maggioranza dell'opinione pubblica faticava a farsi un'idea del fronte orientale troppo grande e complesso. Era troppo vaga l'idea di combattimenti che interessavano migliaia di chilometri, con milioni di uomini coinvolti. Erano concetti poco comprensibili per le persone comuni. Ma tutti potevano capire facilmente il racconto di una città che Hitler aveva deciso di conquistare e nella quale erano morti tanti uomini da entrambe le parti. E dove gli alleati, la grande alleanza come la chiamava Churchill, avevano prevalso. La ritirata dal Caucaso fu un ulteriore colpo che si abbatté sull'esercito tedesco. I tedeschi avevano incontrato una resistenza sempre più fiera da parte dell'Armata Rossa e alla fine si erano ritrovati con le linee di rifornimenti troppo allungate. A quel punto i generali erano riusciti a persuadere Hitler dell'impossibilità di andare avanti e della necessità di ritirarsi nell'area principale dei combattimenti. Mentre le potenze dell'asse si ritirano dal Caucaso, l'Unione Sovietica riconquista la città di Rostov sul Don e poco dopo tenta un'ambiziosa strategia per isolare completamente il gruppo di armate sud in Crimea, ma non riesce a sfondare. Tuttavia, i sovietici riescono a far retrocedere le forze di invasione naziste. La riconquista da parte dei sovietici dei territori che avevano perduto non solo diede loro la sensazione di essere vittoriosi, ma fece loro pensare che i tedeschi meritassero di essere sterminati per quello che avevano fatto in termini di atrocità commesse sulla popolazione civile nelle città. I meri atti di vandalismo contro le fabbriche e le centrali idroelettriche, atti di assoluta crudeltà, vere e proprie barbarie. I sovietici presero a vedere se stessi come un popolo civile in contrasto con la barbarie dei nazisti e questo alzò loro il morale. I tedeschi erano ancora molto pericolosi. Erano stati sconfitti a Stalingrado, ma erano ancora in grado di combattere con grande efficienza e in diverse occasioni, in particolare a Kharkov, riuscirono non solo a sorprendere l'Armata Rossa, ma anche a infliggerle una dura sconfitta. Insomma, la fine della guerra era ancora lontana, ma nella seconda metà del 43, dopo le piogge primaverili, apparve chiaro che entrambi gli schieramenti si stessero preparando a un grande scontro in estate. Ed era evidente anche dove si sarebbe svolto. Il teatro di quello scontro poteva essere soltanto uno, il saliente di Kursk. La battaglia di Kursk ha inizio il 5 luglio del 1943. Il saliente di Kursk è una sacca sovietica che si estende per più di 150 chilometri nel territorio controllato dai tedeschi e sembra possibile isolarlo con un attacco a tenaglia. Hitler doveva decidere cosa fare in quel momento, come fermare l'avanzata sovietica e come infliggere al nemico un duro colpo. E decise di concentrarsi sulla città di Kursk e sui suoi dintorni. Lì l'Armata Rossa aveva un saliente, una sorta di sacca. Perciò sarebbe stato possibile isolarla e distruggerla. Così Hitler studiò meticolosamente un piano per una grande operazione, l'Operazione Cittadella. Ma per sua sfortuna non riuscì a mantenerla segreta. I generali sovietici, e in particolare Zhukov, ne furono informati e iniziarono imponenti preparativi. Difese in profondità, una linea dopo l'altra, grandi trasferimenti di truppe, carri armati ed equipaggiamento militare. Il risultato fu la più grande battaglia di terra della storia. Coinvolse 4 milioni di soldati, migliaia e migliaia di carri armati e molti altri di riserva dietro le linee dell'Armata Rossa. La battaglia fu uno scontro sfiancante, con grandi difese che erano state approntate nel corso dei mesi precedenti, con il coinvolgimento di centinaia di migliaia di civili, oltre ai soldati. Le forze sovietiche erano di dimensioni colossali e, pur subendo 5 volte le perdite dei tedeschi, riuscirono ugualmente a costringerli alla ritirata. Anche i più esperti generali di entrambi gli schieramenti, tedeschi e sovietici,
rimasero sbalorditi da quello che videro a Kursk, un'impressionante successione di scontri tra titani, tra enormi masse corazzate che si fronteggiavano, seminando la devastazione in tutta l'area. I russi subirono molte più perdite perché in quel periodo i tedeschi disponevano di carri armati migliori e li usavano meglio. Nikita Khrushchev era presente come commissario politico e fino al giorno della sua morte ripeté di non poter dimenticare il tanfo dei corpi inceneriti all'interno dei carri armati a Kursk. Alla fine di ogni giornata di combattimento il campo era disseminato di relitti in fiamme. Uno spettacolo da incubo, in grado di atterrire anche i più esperti soldati di entrambi gli schieramenti. Dopo la battaglia di Kursk, le forze sovietiche riprendono le città di Smolensk e Kiev prima della fine del 1943. La battaglia di Kursk smentì l'ipotesi che gli insuccessi tedeschi in Russia dipendevano solo da fattori quali l'inverno, il fango autunnale o cose simili. I tedeschi erano nel loro elemento. Il clima era ideale. Avevano la superiorità aerea per buona parte del tempo. Il suolo era asciutto e avevano concentrato i tre quarti delle loro divisioni corazzate per schiacciare quel saliente delle dimensioni approssimative dell'isola di Wight. Ma non ci riuscirono. E non solo non riuscirono a prevalere, ma non appena il loro attacco giunse a una fase di stallo, i sovietici scatenarono due grandi contrattacchi a nord e a sud di Kursk, che costrinsero i tedeschi a una precipitosa ritirata. I sovietici dunque avevano atteso il momento propizio, si erano preparati e avevano lasciato ai tedeschi la prima mossa. E teniamo presente che lasciare ai tedeschi la prima mossa nel 41 e nel 42 aveva portato i sovietici sull'orlo della disfatta. Perciò fare la stessa cosa nel 1943 fu un atto di coraggio. Gli elementi in possesso dei generali sovietici avrebbero potuto portarli a pensare: «Oddio, è arrivata l'estate. Le condizioni meteo sono perfette. Dove sono i panzer tedeschi?» Insomma, cosa sarebbe potuto succedere? Era stato un disastro nel 1941 ed era stata dura nel 1942. Perché doveva andare diversamente nel 43? E invece fu così. I sovietici lasciarono ai tedeschi la prima mossa e ciò nonostante li sconfissero. Quella fu l'ultima volta che i tedeschi poterono cullare la più vaga speranza di poter invertire le sorti della guerra. Ma erano ancora convinti di potercela fare. Stavano ammassando enormi forze e disponevano dei nuovi carri Tiger, che per mesi erano stati prodotti intensivamente da metà dell'industria dei carri armati tedesca. E che dire delle dimensioni della battaglia? Dobbiamo ricordare che negli stessi giorni della battaglia di Kursk, statunitensi e britannici combatterono in Sicilia. Persero la battaglia per conquistare la Sicilia e caddero 6.000 uomini. Contemporaneamente, poco a nord di Kursk, c'erano 400 divisioni delle due fazioni, tedesche e sovietiche, e in tutto si contarono circa 500.000 caduti. Dopo la battaglia di Kursk, le forze sovietiche riprendono le città di Smolensk e Kiev prima della fine del 1943. A gennaio dell'anno seguente, l'assedio di Leningrado, che si trascina da quasi 3 anni e che ha devastato la città, è finalmente interrotto. Le forze sovietiche avanzano ora negli stati baltici, mentre i tedeschi sono in piena ritirata. Prosegue la più grande offensiva della storia. Da Leningrado a nord fino a Sebastopoli a sud, sempre più città sovietiche salutano il ritorno dell'Armata Rossa. Davanti alla sua furia vendicatrice, i genieri del nemico si affrettano a danneggiare le ferrovie, come vediamo in questi filmati catturati ai nazisti. Hitler parla di disimpegno volontario delle sue truppe, un eufemismo per ritirata precipitosa. E la devastazione indiscriminata prosegue.
L'élite nazista aveva una tale fede in Hitler da non poter accettare l'eventualità che l'esito della guerra non fosse la vittoria della Germania. Ma l'élite dell'esercito aveva un'idea molto chiara della situazione. Tutti i militari sapevano che la Germania era sempre più vicina alla sconfitta. Hitler sapeva perfettamente che sarebbe stato impiccato in ogni caso. La sua più grande paura era che lo portassero a Mosca in una gabbia di ferro per torturarlo. Sapeva perfettamente che se non avesse vinto non ci sarebbe stata alcuna possibilità di ottenere una pace. Un elemento interessante è che i britannici decisero di cancellare l'operazione Foxley, che era un piano per assassinare Hitler a Berchtesgaden, perché si resero conto che con Hitler al comando la vittoria sarebbe stata più rapida. Stalin invece annullò il progetto di assassinare Hitler quando capì che se Hitler fosse stato sostituito, i britannici e gli statunitensi avrebbero potuto accordarsi con il suo successore e permettergli di continuare a combattere contro l'Unione Sovietica. Sebbene Stalin si sbagliasse su questo punto, è interessante notare che sia l'URSS sia gli anglo-americani decisero di annullare i loro piani per assassinare Hitler. Ma sebbene i suoi nemici, sia a est che a ovest, abbiano rinunciato ai loro progetti, Hitler è comunque oggetto di un altro attentato alla sua vita. Ci fu un'importante svolta. Il 20 luglio del 1944, quando alcuni ufficiali dell'esercito, sostenuti da un certo numero di politici e uomini di chiesa, tentarono un colpo di Stato. Il colonnello Klaus von Stauffenberg piazzò una bomba nel quartier generale di Hitler. L'attentato fallì perché Hitler si trovava in un punto della stanza nel quale era protetto, in parte, da un pesante tavolo di legno. La bomba esplose, ma il Führer sopravvisse e parlò poche ore dopo alla radio, comunicando alla nazione che era ancora vivo. Il colpo di Stato militare sfumò perché non c'erano abbastanza generali disposti a sostenerlo. Quell'episodio segnò l'ultimo atto del rapporto difficile di Hitler con i generali. Da quel momento in poi, oltre a provare per loro disprezzo, li guardò sempre con sospetto. Alla fine del 1944 il cerchio inizia a chiudersi. Le forze sovietiche presto riconquisteranno tutti i territori perduti, fino a raggiungere i confini della Germania. Nella seconda metà del 1944 gli alleati occidentali marciano attraverso l'Europa, dopo gli sbarchi del D-Day in Francia. Le forze sovietiche sul fronte orientale entrano in Polonia e ben presto varcano quel confine che avevano negoziato con la Germania nazista nel 1939 e dal quale era partita l'operazione Barbarossa nel 1941. Tutti gli ufficiali tedeschi che avevano avuto il benché minimo coinvolgimento sul fronte orientale sapevano cosa avevano fatto i tedeschi in Unione Sovietica. Pertanto sapevano che cosa i sovietici avrebbero fatto loro se fossero arrivati in Germania. Ho incontrato molti reduci tedeschi che me l'hanno detto esplicitamente. Sapevamo cosa avrebbero fatto se fossero arrivati in Germania. I tedeschi avevano commesso quei crimini indicibili in Unione Sovietica ed erano costretti proprio da quei crimini a continuare a combattere, perché non era più possibile sperare in un negoziato di pace. Gli alleati erano terrorizzati dall'idea che Stalin negoziasse la pace con la Germania, ma in realtà i tedeschi non credevano che Hitler si sarebbe seduto al tavolo delle trattative. Ho domandato a molti reduci, nel 44 e nel 45, avevate capito che la partita era finita? Non sarebbe stato meglio tentare di ottenere un trattato di pace? E mi hanno risposto, forse avremmo potuto accordarci con gli americani e i britannici, ma con i sovietici mai. All'inizio del 1945, la Germania ha ormai perso tutti i territori che aveva guadagnato dall'inizio della Seconda Guerra Mondiale e i suoi stessi confini sono ora minacciati da est e da ovest. La Germania è nella morsa. L'Armata Rossa avanza verso Berlino. Le forze statunitensi avanzano oltre il Reno con strabilianti operazioni in pieno territorio tedesco. Il giorno in cui gli statunitensi riuscirono a conquistare il ponte sul Reno, Stalin capì di dover agire molto in fretta. Fu così che convocò entrambi i marescialli, il maresciallo Zhukov e il maresciallo Konev, a Mosca per preparare l'attacco a Berlino.
Stalin sapeva perfettamente di dover circondare la città. Era terrorizzato perché gli americani avevano già raggiunto l'Elba a ovest e avrebbero potuto arrivare a Berlino più rapidamente se avessero voluto, anche perché tutte le truppe della SS e le migliori unità militari erano impegnate sul fronte orientale contro i sovietici, mentre le truppe sul fronte occidentale si stavano affrettando ad arrendersi agli americani, perché era certamente preferibile essere prigionieri di guerra degli americani che dei sovietici. A Berlino la battuta che circolava in quei giorni era che gli ottimisti stavano imparando l'inglese, mentre i pessimisti studiavano il russo. Le morse di una gigantesca tenaglia si stringono attorno alla capitale tedesca. Sul fronte occidentale, gli alleati. Sul fronte orientale, i russi. Già duramente martellata dall'aria, ora Berlino è colpita anche dalle forze di terra. La conquista di Berlino avvenne dopo la conferenza di Yalta nel febbraio del 1945. Gli alleati in pratica si accordarono sulla spartizione della Germania e sull'occupazione dell'Austria. Su quei temi si erano messi d'accordo. Dunque, se per esempio i sovietici fossero arrivati a Berlino prima dei britannici o degli statunitensi, non ci avrebbero guadagnato niente. Sarebbe stata unicamente una questione di prestigio. Un leader che avesse avuto a cuore le vite dei propri soldati avrebbe semplicemente sottoposto Berlino a un duro assedio, privandola di elettricità, gas e acqua, in attesa che cedesse. E se la città avesse resistito una settimana, un mese o anche tre mesi, non sarebbe stato un problema. Per darvi un'idea, se contiamo anche le battaglie preliminari alle porte di Berlino, l'Armata Rossa, in quegli ultimi giorni di guerra, parliamo di meno di due settimane, perse più soldati in quella operazione di quanti ne avrebbero persi gli statunitensi successivamente in sette anni di guerra del Vietnam. Un'operazione che non avrebbe fruttato all'URSS nulla di più di quello che aveva già. Alcune persone successivamente accusarono il generale Eisenhower, comandante supremo delle forze anglo-americane, di essere stato ingenuo per aver lasciato via libera ai sovietici a Berlino. Dopo la guerra Eisenhower rispose così: avevamo già concordato che i sovietici avrebbero preso Berlino. Perché far morire soldati americani e britannici per una città che in ogni caso sarebbe stata presa da loro? Penso che nessuno avesse previsto, con la sola eccezione forse di Winston Churchill, che la presa di Berlino da parte dei sovietici sarebbe stata tanto importante. Tenete presente che all'epoca tutti volevano che la guerra finisse il prima possibile per poter godere la gioia della pace. Credo che non ci fosse una sola famiglia in tutti gli Stati Uniti o in Gran Bretagna che pensasse che arrivare a Berlino prima dei sovietici valesse la vita dei loro soldati. I sovietici invece erano spietati e si prepararono a subire molte perdite per prendere Berlino. Chiunque in Occidente avrebbe detto: se ci tengono tanto, che siano loro a morire, e fu quello che fecero i russi. Mentre i sovietici perdono moltissimi uomini nel loro tentativo di prendere la capitale tedesca, Adolf Hitler si nasconde nel Führerbunker. Il 30 aprile si toglie la vita e il suo corpo viene dato alle fiamme. La sua ossessione di conquistare l'Unione Sovietica l'ha condannato alla disfatta e la sua sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale è stata assicurata dalle forze del suo più acerrimo nemico, Josef Stalin. Il conflitto Hitler-Stalin fu uno scontro tra due psicopatici che riuscirono a ottenere il controllo di due grandi paesi per una terribile coincidenza. Hitler per mezzo della sua retorica e Stalin con la sua astuzia, che lo trasformò da figura di secondo piano della rivoluzione a segretario generale del partito e sterminatore di tutti gli avversari politici. Così, due grandi nazioni, alla fine,
si ritrovarono a essere governate dai capricci di due personaggi che non conoscevano il rimorso ed erano pronti a rischiare le vite di milioni di persone per perseguire i loro obiettivi. Sarebbe un errore considerare la Seconda Guerra Mondiale come una guerra convenzionale nella quale avevano un ruolo importante considerazioni militari e razionali. In guerra il successo si misura sulla base degli obiettivi e gli obiettivi di Hitler non erano in alcun modo razionali. Fu una guerra di sterminio razziale, una guerra alimentata da fantasie complottiste paranoiche. L'Olocausto fu un obiettivo di quella guerra, non ne fu un elemento accessorio. Tutto questo fu frutto della sua visione razzista, distruttiva, omicida della politica, scaturita dalla Prima Guerra Mondiale. Non credo che sia possibile definirli obiettivi razionali. A quel tempo nessuno lo capì, con la chiarezza con la quale fu possibile capirlo in seguito. Ma naturalmente le linee tracciate nelle ultime settimane, negli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale, definirono la forma dell'Europa indirizzandola verso la Guerra Fredda. Churchill lo capì, prima ancora di pronunciare il suo discorso sulla cortina di ferro. Capì che sul continente stava per calare una cortina di ferro, che tutti quei popoli che l'Armata Rossa asseriva di avere liberato, in Cecoslovacchia, Ungheria e Polonia, non erano stati liberati. Stavano solo passando dalla tirannia di Hitler a quella di Stalin. Oggi ci è chiaro, ma non era evidente all'epoca. Credo che il paradosso della Seconda Guerra Mondiale sia che potremmo pensare che fu combattuta per la democrazia, la libertà e cose simili, ma in realtà ci ritrovammo con mezza Europa liberata e mezza Europa sotto un nuovo regime totalitario. Dunque, trionfò il bene o il male? Sappiamo solo che, quando si tratta di giudicare lo scontro tra due regimi totalitari come quelli nazista e comunista, possiamo citare Andrei Sakharov, che a mio avviso disse una cosa interessante. Stalin ha ucciso più persone, ma innanzitutto bisognava fermare Hitler. Ed è assolutamente vero, perché con l'Hungerplan, il piano fame, con tutto quello che Hitler aveva in mente di fare in Unione Sovietica, avremmo assistito a orrori persino più spaventosi della Shoah. Ma ovviamente stiamo parlando di scegliere il minore di due mali. Oggi riteniamo di avere il controllo delle nostre vite, ma dobbiamo ricordare che in quel periodo le persone non erano molto padrone delle loro esistenze. Noi viviamo in una società post-militare che si prende cura della nostra salute, della nostra sicurezza, dell'ambiente. Pochissime persone avevano qualcosa di paragonabile a questo, eppure molte dovettero fare scelte morali di portata straordinaria. Sostenere la resistenza, assumere gli ebrei per sottrarli alla Gestapo, per fare un paio di esempi, scelte che nessuno ha più dovuto fare fino a oggi, e credo che sia per questo che è importante che le nuove generazioni conoscano quel periodo storico. La Seconda Guerra Mondiale sul fronte orientale ha divorato 27 milioni di vite umane. Di queste, solo 8 milioni erano militari, il resto erano civili. L'Unione Sovietica però ottiene una vittoria enorme che consentirà di liberare l'Europa dal giogo nazifascista, e di questo Stalin è consapevole. Come abbiamo visto, Stalin si serve di questa vittoria. L'Armata Rossa andrà a liberare e ad occupare le capitali dei paesi dell'Europa orientale e anche Berlino, per imporre l'ordine socialista e comunista in quella parte d'Europa. Quindi, come era accaduto per la Prima Guerra Mondiale, come si è visto, anche per la Seconda Guerra Mondiale c'è un paradosso. Nella Prima Guerra Mondiale il paradosso era stato che nel primo dopoguerra, malgrado avessero vinto le potenze liberali e democratiche, in Europa si sono instaurati regimi autoritari e totalitari. Dopo la Seconda Guerra Mondiale il paradosso è che, malgrado avesse vinto l'idea di libertà contro l'oppressione nazifascista, metà Europa cade sotto un sistema e un regime liberticida.